Sicani a piedi è un po' una scusa per leggere questo territorio. Quando anni fa ci siamo dati questo indirizzo, abbiamo capito che leggere il territorio dal punto di vista naturalistico sarebbe stato troppo poco, ripetitivo e probabilmente anche secondi a quanti in Sicilia già operano in questo settore. Diciamo che i cammini sono stati una sorta di scusa per raccontare il territorio anche in chiave di eccellenza enogastronomiche. Questo territorio è veramente costellato di presenza di prodotti caseari, ma anche di olio, di olive, di vigneti. Per esempio, anche nel campo vitivinicolo, qua molti giovani si stanno approcciando anche a una viticoltura nuova. Quindi anche a vini naturali, non solo biologici, naturali, quindi che leggono il territorio. Poco fa raccontavamo di quanto questo territorio interno ha le sue peculiarità, quindi qui siamo in pieno carsismo dove nel solo territorio di Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta ci sono più di 450 cavità carsiche, quindi grotte naturali scavate dall'acqua, anche facilmente perché parliamo di gessi, e tutto questo gesso, anche in termini di agricoltura, restituisce delle peculiarità che si trovano solo in questo territorio. La stessa vite di Nero d'Avola o le classiche cultivar di olive che crescono su questi gessi sicuramente hanno delle proprietà diverse da quello che può essere l'area vulcanica dell'Etna e dintorni. Il territorio che stiamo attraversando è quello dell'area gessoso-sorfifera, che caratterizza quest'area della Sicilia, è quella che è al di là del Platani. Oggi faremo questo percorso che va da Santa Elisabetta a Sant'Angelo Muxaro, attraversando questo territorio. Siamo passati poco fa costeggiando Montagna Comune, ora ci dirigeremo verso Sant'Angelo Muxaro, passando vicino al Pizzo della Monaca, che è questo che abbiamo qua di fronte, questa montagna, passando vicino delle necropoli romane, e poi da lì ci dirigeremo verso il borgo di Sant'Angelo Muxaro, sviluppando poi nella parte finale un percorso urbano che ci porterà a conoscere un po' il borgo.